Presidente, mi aiuti lei un attimo a capire che cosa ci sta chiedendo in questo momento l'opposizione? Ci sta chiedendo continuità, ci sta chiedendo continuità dallo zero a continuare sullo zero, a proseguire i progetti e le attività per questa città. Ci sta chiedendo di continuare a perseguire i contenuti del vecchio PAES, che sfuggono evidentemente al collega De Priamo perché non trova nulla, non trova accenni alla termovalorizzazione, glieli do io. A pagina 137, l'articolo 6, il collega De Priamo può leggere le vostre intenzioni sul vecchio PAES. Però in fondo ha ragione comunque il collega ad avere delle perplessità su questo, perché facciamo un attimo un sunto di quello che è successo. Nel 2008 partiamo con il patto dei sindaci, da lì nascono gli impegni chiaramente di azione sia a livello locale che poi dovranno servire a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Poi in un secondo tempo parleremo anche di questo. Nel 2009 l'allora sindaco Alemanno aderisce. Da lì, solo nel 2013, in quest'aula, i colleghi che molto spesso ci ricordano che sono molto più esperti di noi in politica, quindi dal 2009 al 2013 lo portano in quest'aula e lo approvano in quest'aula. Da quel momento nessun rapporto di monitoraggio, zero, Presidente, il vuoto totale, come la pagina che doveva essere riempita dagli impegni del centrodestra, dagli impegni politici del centrodestra, e che tutt'oggi potete vedere essere vuota, firmata in calce, vuota. Vuota come la poltrona di Marchini. Nel 2016 arriva a Bruxelles e loro oggi ci chiedono un monitoraggio sul loro PAES, che è stato nullo in questo momento. Anzi, noi abbiamo avviato delle azioni già sul piano rifiuti, ad esempio. Parliamo del piano rifiuti, parliamone di Malagrotta, che questa vicenda di Malagrotta è molto divertente, perché c'è il PD che molto spesso si prende merito di questa chiusura. Beh, io a Malagrotta ci vivo e me lo ricordo benissimo che i cittadini di Malagrotta a proprie spese hanno preso un camper e sono andati a Bruxelles a denunciare. E se non ci fossero andati, se non avessimo interrotto questa modalità, probabilmente avremmo avuto delle pene pecuniarie. Cioè, ha capito, Presidente, di che cosa si vantano? Che dire, abbiamo già avviato comunque delle azioni, stiamo parlando di rifiuti, stiamo parlando della riduzione della CO2, abbiamo parlato di rimboschimenti. E il piano rifiuti, no? Il piano rifiuti, per quale motivo non è inserito nel vecchio PAES? Per quale motivo, se già all'epoca di Marino già si parlava, insomma, di emergenza rifiuti? Basta fare una breve ricerca su Google e si parlava di emergenza rifiuti. Per quale motivo Marino non l'ha inserito nel PAES? Parliamo poi delle barriere che si trovano tutt'oggi rispetto all'efficientamento energetico, e le barriere partono fin dalle intenzioni appunto di una strategia nazionale energetica che loro stessi contestano. E le barriere ad oggi quali sono? Non sono tecnologiche, riguardano tutte le lungaggini burocratiche a cui devono sottostare i cittadini e le varie aziende che vogliono invece adeguarsi all'efficientamento energetico. L'unica semplificazione che è stata fatta e di cui abbiamo avuto una notevole risonanza è quella relativa alle procedure di trivellazione in mare. È questo, a questo voi volete dare continuità? Noi no, non è assolutamente allineato alle nostre linee di programma il vecchio PAES. L'abbiamo già detto, per la termovalorizzazione, per noi è un tema importantissimo, non può insistere su un piano così importante di azioni. Che altro dire? Penso che la Pinuccia, appena arrivata, fin dai primi mesi, si è è errato dire, ho la certezza che Pinuccia fin dai primi mesi si è concentrata
sul Paes, e per noi questo è un grandissimo orgoglio. Non avevamo alternativa se non decidere di revocare e di presentare un nuovo progetto, che è quello del Paes. Non ci hanno dato alternativa, ma non ce l'hanno data loro. Tutto qui. Grazie, Presidente.